Quando la pasta non è al dente, il cuoco è un deficiente. Il Giro d'Italia con Sapor Italy. Ogni giovedì una regione diversa nel menù di Sapor Italy per scoprire le ricette della cucina italiana. Un viaggio alla riscoperta delle antiche tradizioni culinarie. Io dico che questo è un risultato da salutare con favore anche da parte dei comitati, perché è dovuto anche alla loro azione. Il risultato è questo: Irpini Ambiente ha receduto rispetto a quello che era il progetto iniziale. Irpini Ambiente, la regione, volevano ampliare le attività allo STIR, volevano realizzare un impianto di compostaggio, un impianto di trattamento dell'umido, un stoccaggio di rifiuti pericolosi fino a 200.000 tonnellate. L'azione dei sindaci, l'azione forte fatta su tutti i tavoli, ha costretto, ha convinto Irpini Ambiente a recedere da questa posizione, e ieri è stato approvato un progetto che non solo non prevede l'ampliamento, ma prevede una riduzione dei rifiuti trattati allo STIR di Piano d'Ardine. E oltre alla riduzione prevede una serie di presidi a salvaguardia dell'ambiente e delle persone. Filtri, scrubber, zone di contenimento, per evitare che non solo emissioni nocive, potenzialmente nocive, possano venire da quel sito, ma anche fastidi, odori, così come sta avvenendo oggi. Quindi lo STIR, nel frattempo che si realizzerà la delocalizzazione, nel frattempo che l'ATO deciderà dove realizzare i nuovi impianti, noi abbiamo preteso che funzionasse meglio, funzionasse con le migliori tecnologie disponibili. È un successo per tutti, è un successo per l'ambiente, è un successo per i cittadini, soprattutto di quella zona.